Dopo Eziolino Capuano, anche Maurizio Sarri finisce accusato di omofobia per le frasi che avrebbe proferito a Roberto Mancini nella serata della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter, apostrofandolo come frocio e finocchio. È stato lo stesso allenatore interista a raccontare l'episodio ai microfoni di Rai Sport: uno come Sarri non dovrebbe stare nel mondo del calcio, ha detto Mancini. Maurizio Sarri si è difeso dicendo che sono frasi che si dicono in campo e che lì dovevano rimanere e di essersi scusato subito dopo. Rischia una lunga squalifica. E dall'Arcigay di Arezzo, città dove Sarri ha anche allenato, si stigmatizza questo nuovo episodio di omofobia nel mondo dello sport. È un qualcosa che è inaccettabile, più che altro principalmente da chi persone note sia dello spettacolo, del giornalismo ma anche dello sport hanno ampia risonanza, quindi insomma quando si parla davanti a un microfono dovremmo sempre ricordarci di essere da esempio per gli altri e invece questi scivoloni, insomma cadute di stile veramente... Poco, poco carine, io non voglio parlare di discriminazione però ecco dovremmo cominciare a stare molto più attenti al linguaggio che utilizziamo non è giustificato eh, la, la foga non è giustificata la rabbia eh, penso in nessun ambiente quindi sentire da parte di esponenti di leghe o di società importanti eh, quattro lesbiche così a discreditare delle donne calciatrici o utilizzare la parola finocchio come un'offesa Credo che sia veramente, mm, non lo so, se, se, se non si vergognano loro. C'è tanto da lavorare a livello culturale, quello sì, perché appunto sono. sempre eh, sembra diventato un, un uso comune di termini, eh, però, ecco, che in realtà non si capisce quanto poi possa ferire chi. Eh, questa condizione la vive e quindi sentirsi continuamente screditati e utilizzare una propria, un proprio essere come, come un'offesa, insomma non si capisce che può far male, soprattutto ad adolescenti, a persone che insomma non ancora vivono serenamente la propria condizione.